Bentornati, con l'approssimarsi delle feste, ci stiamo avvicinando alla Pasqua, perché non preparare un ottimo piatto pasquale, un ottimo agnello accompagnato magari con delle fantastiche patate, tutto ovviamente cotto al forno. Seguiteci perché vedremo anche i classici errori da evitare durante la preparazione di questo spettacolare piatto. E mentre scorrono le immagini degli ingredienti, non vi preoccupate perché troverete gli ingredienti e l'indirizzo del nostro blog, dove potrete trovare questa ricetta e tante altre fantastiche ricette, nella descrizione di questo video. Ma ora partiamo subito con la preparazione di questo fantastico piatto. Ma partiamo subito con il primo consiglio e comunque il primo errore da evitare, o quello di non fare la marinatura. Quindi l'agnello va marinato perché ha un gusto forte, per quanto piccolo esso sia, e quindi ha delle carni sode dal sapore pungente, quindi una lunga marinatura con del vino bianco e degli aromi eliminano questo gusto pungente e ammorbidiscono la nostra carne. Quindi per la marinatura prendiamo un tegame, nel mio caso ho preso una pirofila di vetro, ho messo all'interno l'agnello, dopodiché ho messo l'olio d'oliva, il vino bianco, ho pepato e ho messo gli aromi, ovvero l'alloro ed il rosmarino, ho messo i due spicchi d'aglio tagliati a metà. Una volta fatta questa operazione, gli ho messo un piatto sopra e ho coperto tutto con il cellophane, con la pellicola, scusate. Perché ho messo il piatto? Perché non mi va che la pellicola vada a toccare la carne per un tempo così prolungato. Quindi metto il piatto e dopodiché vado a ricoprire tutto con la pellicola e mettiamo in frigorifero. Il tempo di marinatura è di 12 ore. Come avrete notato, non ho messo il sale perché lo metteremo alla fine, quando la carne sarà cotta. Secondo consiglio che vi do è quello di non tirare fuori il nostro agnello e metterlo subito in forno. L'agnello va messo in forno a temperatura ambiente, quindi tiratelo fuori dal frigo circa 2 o 3 ore prima. Come vedete dal video, siamo già passati a pelare le nostre patate, lavare e pelare. Una volta tagliati a quadrotti, vi consiglio di fare dei quadrotti abbastanza medi, non troppo piccoli, anche perché c'è una differenza di tempo di cottura fra le patate e l'agnello, che dopo andremo a vedere come cercheremo di bilanciare. A questo punto, una volta tagliate le nostre patate, le andiamo a disporre in una teglia su cui avremo messo la nostra carta forno. Dopodiché andiamo a insaporire le nostre patate con il sale, il pepe, andremo ad aggiungere lo scalogno a fette, questo è facoltativo, se volete metterlo lo mettete, ricordatevi anche di toglierlo verso metà cottura perché tende a bruciacchiarsi. L'olio d'oliva extravergine, l'alloro e mezzo bicchiere d'acqua, date una bella mescolata. Dopodiché, parlando di tempi di cottura, che cosa succede? Le patate più o meno in un'ora cuociono, mentre la coscia d'agnello vuole un'ora e mezza, mentre le costolette, basta anche per loro, bastano 60 minuti. Nella nostra preparazione, come andremo a cuocere il tutto? L'agnello lo andremo a disporre sulla griglia sopra le patate, in maniera tale che durante la cottura l'acqua dell'agnello vada sulle patate e dia gusto alle patate, in maniera tale da dare continuità di gusto a tutta la portata. Piccola nota, la marinatura che abbiamo utilizzato per l'agnello l'abbiamo buttata via, non la riutilizziamo in alcun modo durante questa preparazione. Quindi, ricapitolando, nel forno statico preriscaldato a 180 gradi mettiamo le patate sotto, sopra la griglia con prima la coscia d'agnello perché è quella che ha bisogno di più cottura. Quindi, trascorsa mezz'ora, giriamo la nostra coscia d'agnello ed andiamo ad unire le nostre costolette. Nel frattempo le patate continuano a cuocere e l'acqua dell'agnello continua ad andarci sopra e quindi ad insaporirle. A questo punto cuociamo la coscia e le costolette abbiamo appena messo per 30 minuti. Piccola nota e piccolo consiglio, la carne di agnello al forno non va assolutamente rosolata. La mettete da crudo direttamente nel forno, quindi non rosolatela. È trascorso un'ora di cottura, quindi le patate sono cotte, quindi le dobbiamo togliere e di norma, di prassi, gli diamo almeno 5 minuti di grill.
Perché non abbiamo fatto il contrario? Mettere prima la carne, mezz'oretta la coscia e poi dopo mezz'ora unire le patate. Abbiamo provato entrambi i metodi. Questo ci è sembrato che fosse semplicemente più gustoso, come se i primi succhi rilasciati dall'agnello insaporissero maggiormente le patate. Ora, diamo questi 5 minuti di grill. Come vedete, la disposizione, sopra ci sono le patate, sotto l'agnello e sotto una teglia con un po' di acqua sul fondo per raccogliere l'eventuale grasso che ancora cola dall'agnello, che non vada sul fondo del forno e quindi si bruci. Trascorsi questi 5, massimo 7-8 minuti, come le patate sono ben dorate, le tiriamo fuori, le teniamo al caldo e tiriamo su a questo punto l'agnello e terminiamo la cottura con il grill, questa volta dell'agnello, avendo cura di girarlo. Quindi questi ultimi 20, massimo 25 minuti di cottura che rimangono, li mandiamo avanti con il grill, avendo cura di, a metà cottura, dopo circa 10-12 minuti, di rigirare l'agnello in maniera tale che si dori da ambo i lati. Ed ora non ci resta che impiattare. Io per impiattare ho utilizzato questo tegame in ceramica che ho preriscaldato nel forno mentre l'agnello andava avanti con la sua cottura, perché essendo in ceramica conserva bene il calore. Quindi l'ho tirato fuori e gli ho messo dentro le patate in maniera tale che stessero al caldo. Dopodiché ho sfornato la carne e ce l'ho messa sopra. Per la carne un altro piccolo consiglio che vi do è di non servirla subito ben calda, ma lasciatela riposare per una questione di redistribuzione dei succhi all'interno della carne, perché durante la cottura tendono ad andare verso il centro. Una volta che la carne si è un po' raffreddata, a questo punto la potete tagliare e servire in tavola. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia dato alcuni spunti. Se vi è piaciuto, cliccate su mi piace, iscrivetevi al canale per vedere tante altre sfiziose ricette, continuate a seguirci e buon appetito e buona Pasqua da Max e Cocco.